L'amministrazione è stata contattata da un gruppo di imprenditori lombardi e piemontesi che sono interessati ad investire in Peria, hanno avuto contatti con la proprietà, che è il gruppo Colussi, per acquisire l'area e hanno sottoposto all'amministrazione un'ipotesi progettuale di sviluppo progettuale di quest'area. Il progetto l'avete visto a grandi termini, perché veramente a questo punto è solo una bozza, un'idea progettuale, prevede un grandissimo ridimensionamento dei volumi ad oggi autorizzati col suo oggi approvato, una rimodulazione delle funzioni. Le funzioni sostanzialmente prevedono che sparirà qualsiasi destinazione abitativa, sarà tutta una destinazione in senso lato commerciale o produttiva, perché si ipotizza che l'insediamento in questo sito di realtà imprenditoriali nell'ambito del digitale e dell'alta tecnologia, che già sono presenti a Imperia, che sarebbero interessati a spostarsi in questo sito perché lì passa la dorsale europea dell'alta velocità, di internet ad alta velocità, quindi è un sito particolarmente interessante da questo punto di vista. Altre sarebbero interessate a venire. Prevederebbero poi dei volumi di tipo commerciale, commerciale alimentare, commerciale non alimentare, e si prevederebbe anche la realizzazione di tre ristoranti. Non si ipotizza che arrivi il ristorantino che faccia concorrenza a quello che è su Calatacuneo, come anche volontà dell'amministrazione, che non succeda questo, devono avere caratteristiche diverse, una ristorazione più diretta magari ai giovani, a un mercato diverso, a fasce diverse di clientela, analoghe, diciamo, se vogliamo, a quello del McDonald's, che funziona molto bene, ha dei ritorni economici molto, molto significativi, quindi qualcosa di simile, non ovviamente analogo al McDonald's, nel senso con quel tipo di prodotto lì, ma si ipotizza tipo destinazione sushi, queste catene di sushi, piuttosto che catene di steakhouse, cose di questo tipo, come normalmente troviamo quando andiamo in queste realtà commerciali in giro per l'Italia. L'amministrazione ha già fatto una prima valutazione di massima, perché si tratta veramente di un'ipotesi progettuale, la Giunta l'ha esaminato e ha espresso parere favorevole a un'ipotesi di questo tipo, delegandomi a seguire questa pratica e a valutare coi proponenti anche altri aspetti, che sono anche quelli della progettazione più esecutiva, anche dal punto di vista estetico-architettonico, perché è un sito particolarmente sensibile che quindi richiede una progettazione anche adeguata alle caratteristiche. Sparisce in modo definitivo residenziale, e questo credo che sia una cosa positiva, anche perché credo che ad oggi Imperia non abbia bisogno di altro residenziale. Arrivano attività che danno lavoro. Infatti, cosa la Giunta ha valutato molto positivamente è che dal punto di vista occupazionale la ricaduta potrebbe essere molto, molto significativa. Lo studio che sono stati sottoposti alla nostra attenzione prevedono un livello occupazionale che varia tra i 220 e i 250 addetti, che sono moltissimi, sono quasi il doppio dei dipendenti che aveva lo stabilimento Agnesi, quindi ben vengano imprenditori che vogliono investire in Peria, ben vengano realtà di questo tipo. Certo, sul tipo di progettazione si deve ragionare, si deve approfondire, ed è questo il compito che avrà il mio assessorato e i miei uffici.